nell'ambito del progetto LIGHT Wet Fly Amphibia stiamo facendo l'azione di trasloco della salamandrina di Savi. Vengono prese delle uova dai siti di riproduzione che sono presenti nel versante adriatico del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e traslocate con l'aiuto dell'uomo in alcuni torrenti adatti a ricevere queste uova sul versante tirrenico. Qui siamo nel bacino del fiume Rabbi e abbiamo prelevato circa 400 uova da questo sito di riproduzione molto molto numeroso. Siamo in uno dei ruscelli dove esiste una delle popolazioni di salamandrina di Savi più grande, più numerosa di tutto il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Qui siamo sul versante tirrenico del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e siamo in un sito di rilascio delle uova raccolte sul versante adriatico, delle uova di salamandrina di Savi. E il progetto aveva tra le azioni quella proprio di rilasciare, di reintrodurre la salamandrina sul versante tirrenico, perché in un'area potenzialmente adatta la salamandrina, da tutti gli studi effettuati, è risultata presente solamente in due aree disgiunte, mentre manca da quasi tutto il versante tirrenico del Parco Nazionale.